Allora, caro assessore, qua tutti quanti dicono piangono, non ci sono soldi, non ci sono soldi, però vedo che per fortuna le infrastrutture stanno andando avanti. Qui si sta andando avanti perché i finanziamenti erano stati trovati ancora qualche anno fa. Questa è l'ultima parte della idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco che mette, come dire, con la sistemazione della conca di Brondolo, 2 anni fa la conca di Cavanella d'Adige, destra e sinistra, mette in comunicazione il porto di Chioggia come terminale fluvio marittimo con il resto dell'idrovia, quindi si arriva fino a Mantova. L'idrovia funziona anche come dire, non solo per le attività portuali, ma anche per disinquinare e spostare traffico dalla gomma all'acqua. Pensate, ogni chiatta porta via 50 tir e pensate quante chiatte ci sono. Quindi una cosa estremamente positiva che rimette in sinergia, rimette in circuito anche all'interno il porto di Chioggia, che è comunque il terminale. Stamattina siamo qua ad inaugurarlo, ho portato, come dire, è venuto a dare lustro a questa iniziativa l'autorità portuale nella presenza del professor Paolo Cosa, il presidente Costa, il Calaberto Tesserin, il consigliere regionale Calaberto Tesserin e Lucio Tiozzo, e c'è anche la presenza del consigliere provinciale Beniamino Boscolo, che è l'unico capogruppo di Forza Italia in Chioggia. Beh, visto che hai tirato fuori questo aspetto di Beniamino, spiegaci un po' meglio. Mi sembra che in questi giorni sui giornali, purtroppo, devo dire purtroppo, che tu sai che sono Sì, stato consigliere infatti. comunale di Forza Italia 10 anni, e onestamente ho registrato sì, insomma, questo attrito iniziale che non fa bene, Non voglio fa bene dire. a nessuno, l'importante è una cosa, che si trovi l'accordo, si parte da Beniamino. Vabbè, mi sembra chiaro e sintetico Bene. il messaggio. Grazie, Grazie a voi. assessore.